Eccomi qua davanti al mio albero di Natale e sono veramente contentissima di fare questo video perché sono emozionatissima. Sono emozionatissima perché finalmente abbiamo ricevuto la risposta che tanto tanto abbiamo desiderato. La banca finalmente ha deciso di accordarci il mutuo. Sono contentissima! Contentissima! Anche mio marito, ovviamente, siamo tutte e due contentissimi. E dopo settimane e settimane di attesa e dubbio, riusciremo a comprare o meno la casa? Resteremo nell'appartamento o no? E sì, è vero, l'appartamento è comunque nostro, l'abbiamo comprato, però il grande desiderio di avere proprio una casa col giardino era troppo, troppo forte. E finalmente abbiamo ricevuto questa risposta, sono contentissima. Non riesco veramente a dire quanto siamo felici. Non lo riesco a dire perché sono ancora un po' scioccata. E tra l'altro in questo periodo i ristoranti, i locali, i bar sono tutti chiusi, quindi la prima cosa che abbiamo pensato è dobbiamo festeggiare. Ma dove? Visto che comunque è tutto chiuso, non è niente aperto. E comunque devo dire che sono contenta anche della scelta che ho fatto di non continuare ad acquistare cose per l'appartamento, tipo mobili, e aumentare la decorazione così da partire da quando noi staremo lì. Noi praticamente, io farò praticamente degli acquisti proprio mirati per la casa. Vabbè, bando, perché vedete, già sto pensando a cosa, alla decorazione, come fare la casa e niente, adesso la tappa successiva è il notaio. Dobbiamo aspettare che il notaio ci chiami per andare a firmare proprio il contratto e sono emozionatissima, mi sento veramente la pelle d'oca. E adesso vi lascio perché mio marito mi ha detto che, visto che non possiamo andare da nessuna parte, che farà un dolce per festeggiare appunto questa grande notizia, questo grande passo veramente importantissimo. Non può essere tralasciato anche se i locali sono chiusi. Quindi ci vediamo dopo.
va il mio fiore preferito, col colore anche preferito, adoro. Mio marito mi ha appena detto che ha fatto la ciambella e che è pronta. Adesso ve la inquadro. Eccola qua. Ha già messo anche lo zucchero a velo, preparato due piattini, due bicchieri. Ah, siamo proprio pronti per festeggiare. Adesso mi metto sul divano così assaggiamo un pochettino questo capolavoro o non capolavoro. Di solito dico già capolavoro perché è veramente bravo. Adoro come, guardate anche l'altezza, e metto di qua. L'altezza è proprio rustica e ha due colori. Quindi non vedo l'ora di tagliarla e vedere i due colori. Mi metto seduta al divano. Eccomi qua con il mio chéri accanto. Ho appena messo un maglione natalizio, è bello perché è nero grigio fumo con dei fili dorati e argentati. È veramente molto caldo, non si vede, comunque è bellissimo, mi piace. Ma adesso è il momento per festeggiare questa bella notizia. Siamo veramente molto molto contenti. C'è già lo spumante e vediamo questa ciambella come sarà uscita. Ta-ra-ta-ta. Ma il risultato bicolore vedo proprio che è riuscito. Vedete i due colori? Quella di sotto senza cacao, sopra il cacao è perfettamente bicolore. Bravo, sei stato veramente bravo. Però devo ancora gustarla. Non ti preoccupare, lo so che sicuramente sarà buona. Ci mettiamo ancora un po' di zucchero a velo. Un profumo, non vi dico il profumo. Eccola qua, e adesso possiamo assaggiare, ma prima buono. Sì, très bon. Très bon. Risultato riuscito. Complimenti. Anche questa volta è uscita molto molto bene la tua ciambella. Veramente fantastica. Ancora una volta a noi. Io voglio ringraziare anche voi perché insieme abbiamo condiviso questa ansia, questa paura di riuscire o meno
ad acquistare questa casa. E adesso sì, il prossimo passo è l'appuntamento è con il notaio per firmare, perché in francese signature. E quindi sono veramente, vi dico anche a voi grazie per esserci stati vicini. E al prossimo video, e se non avete fatto ancora l'iscrizione, iscrivetevi al canale. Al prossimo video ci vediamo. Ciao!